Beh, abbiamo lungamente parlato tra di noi proprio perché questa sera è un qualcosa di davvero complesso, riuscire ad avere un giudizio che sia reale, perché abbiamo dei gusti musicali molto differenti. Tra di noi abbiamo definito che la vostra è davvero una musica da camera, una musica molto eterea. Mi è piaciuto personalmente il fatto che abbiate cambiato la chitarra classica in acustica, dando una sonorità molto più frizzante anche a un brano che Donnie Darko ci ha accompagnato nei sogni. La doppia voce, se posso dirlo, perché è una cosa che abbiamo valutato, sarebbe l'ideale per generare un qualcosa ancora in più, nonostante la vostra bravura assodata. Grazie Simone, adesso giurati sulle palette, partiamo con Oksana. Oksana parte con un 9. Simone, che ha appena espresso il giudizio, cosa ci dici? Anche per Simone 9. Mentre invece Roberta ha una votazione di 8. Passiamo ad Anadio. 9, mentre invece ultimo giurato ad esprimere il suo giudizio è Marco, che ci dice? Anche Marco 9. La giuria ha espresso con le sue palette anche questo giudizio, quindi a voi palco. Allora, grazie giuria, grazie Carlotta. Ragazzi, ci guadagniamo le quinte, lasciamo il palco a Stefania. Prego, i Lir. Grazie Mauro, grazie. E questa sera non poteva mancare un altro carissimo ospite di Seven Live. Accogliamo con un grande applauso Alfio Pesando di Alfio Più. Ciao Alfio, bentornato qui da noi a Seven Live. È sempre un piacere. Allora, per tutti coloro che non lo sanno o che non si sono ancora avvicinati alla tua attività, rispiegaci brevissimamente la tua professione. Dalla mia professione principale è un'officina di riparazione di fuoristrada, a cui abbiamo aggiunto questa novità che chiamiamo Real Dream 4x4, dove organizziamo delle escursioni con veicoli da fuoristrada. Ecco, allora, una cosa che però non ti ho mai chiesto è che cosa si intende veramente con il termine fuoristrada, perché è un termine un po' fuorviante in qualche modo, no? Allora, questa sera spiegaci questo. Perfetto, infatti io ho detto veicoli da fuoristrada, non però in fuoristrada, Bravo. perché comunque percorriamo, cioè è più corretto dire strade fuori dall'asfalto, quindi strade bianche, strade sterrate, piste, ma comunque sempre tracciate esistenti. Tracciate, mentre invece a volte uno Beh, fuoristrada, pensa inteso fuoristrada, è a che qualsiasi non va posto, bene, mentre non è così. mentre non è Non è esattamente così, assolutamente così. esatto. E i veicoli che possono partecipare in queste tue escursioni, quali sono? E ce n'è uno nuovo in particolare? Allora, ci sono i veicoli classici, le auto fuoristrada, quelle che tutti chiamiamo fuoristrada, i quad, e in ultimo anche le moto da enduro, Molto bene. o da fuoristrada cosiddette, ma non in fuoristrada. Quindi un po' per tutti, Un po' per veramente per tutti, un tutti. po' per tutti, per tutta l'età. E senti, l'ultima volta che sei venuto a trovarci ci hai parlato di una novità che bolleva in pentola, ma puoi già dirci qualcosa Sì, oppure qualcosa di no? più, qualcosa di Qualcosina. più, sì. A Dici breve, pure. avremo a disposizione due aree attrezzate sulle quali terremo dei corsi di guida sicura, degli stage e dei test drive per le case, le varie Wow. case costruttrici e per i giornalisti delle varie testate di settore. Ok, allora aspettiamo solo quella firmettina di cui mi Che è parlavi, eh? lì, E è poi lì. la prossima ci racconti tutto bene. Allora, Sì. grazie Alfio, ti congedo e alla prossima. Grazie a Grazie, te. ciao. Un applauso ad Alfio ancora. Eccoci Stefania, siamo tornati Ciao Mauro. perché è il momento dell'ultimo concorrente. Abbiamo già visto due solisti, due gruppi, è il momento della terza e ultima solista e si tratta di... Allora, si tratta di Vanessa Barraco che arriva da Verolengo. E allora, signore e signori, Vanessa Barraco! Barraco, eccola qua. Allora, Vanessa, come
toccato così questo compito un po' ingrato di aspettare, di far crescere la tensione, di continuare ad emozionarsi sempre di più. Vanessa, che aria si respira dietro le quinte? Ero più che altro tesa, fra appunto l'attesa lunghissima e snervante, e anche perché è la finale del concorso e quindi sono un po' emozionata. Ok, allora trasforma queste emozioni in carica positiva perché è il momento di tirar fuori tutta la tua vocalità. Allora, Vanessa Barracco ci canta Adagio nella versione di Lara Fabian e per le colonne sonore ha scelto invece di interpretare la famosissima Cabaret, tratta dall'omonimo film con Liza Minnelli. E allora, signori e signori, sul palco come ultimo concorrente finale di Seven Live, Vanessa Barracco! Il sole mi sembra
What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the groom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow our horns down, celebrate the riches while your table's waiting. Wet goods a meeting, so prophet or doom. Don't wipe every smile away. Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. I used to have this girlfriend, known as Elsie, with whom I shuffled, sold the rooms in Chelsea. She was what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rimmed him by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what come from too much pills and liquor. But when I saw her lay down like a queen, she was the happiest chorus I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea when I go. I'm going like Elsie. Stop by and meeting from cradle left to top. It isn't that a longest day. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a cabaret. Grande, davvero, che energia, che finale anche di quasi trasmissione, quasi finale, perché non sappiamo ancora cosa succederà, ma ricomponiamoci perché è il momento anche per te, Vanessa, degli esami. Carlotta, che ne penserà la nostra giuria? Bravo Mauro, siamo in finale ed è questo è il giudizio finale di tutte le nostre puntate della giuria, quindi chiedo a Roberta di farci il suo commento. Direi che il mio compito è semplicissimo, perché Vanessa è stata bravissima, mi ha emozionata con Adagio, molto molto bella, e poi sa spaziare da un genere all'altro con molta disinvoltura, sa tenere molto bene il palco, quindi che dire, brava Vanessa, complimenti. Grazie. Complimenti a Vanessa, grazie Roberta. È l'ultimo giudizio, l'ultimissimo, quindi giuria sulle mani. Partiamo con Oksana che dice 10. Simone ci dice anche lui 10. Roberta 10. Danadio 10 e manca l'ultimo giurato, Marco Poggio 9. Ma 9, vabbè.
complimenti, la giuria ha espresso il suo ultimo giudizio, quindi a voi palco. Bene, allora grazie a te Carlotta, grazie giuria. Vanessa, è il momento di tornare nelle quinte per continuare a assaporare la tensione dell'attesa. E lasciamo il palco a Stefania. Grazie mille. A dopo. Allora, abbiamo il penultimo ospite della serata, facciamo un grande applauso e accolgo qui sul palco del Teatro 7 di Torino Christian Tota. Ciao Christian, benvenuto a Seven Live. Buonasera Stefania. Anche per te è la prima volta qui con noi. Sì. E sei venuto per parlarci della tua attività. Allora, di cosa ti occupi? Allora, noi abbiamo una piscina situata presso l'ingresso del Parco della Mandria di Druento. Questa piscina è la piscina Blue Park. È una nuova attività, siamo presenti da poco. Una cosa molto importante della nostra attività è il relax. Noi puntiamo molto sul benessere dei nostri clienti. Pertanto nella nostra piscina potete trovare un ampio solarium, una zona dedicata agli idromassaggi e soprattutto anche uno spazio dedicato allo sport con il beach volley, il calcetto, ma soprattutto anche un ampio spazio dedicato ai più piccoli con un piccolo parco giochi. Ecco, quindi un sacco di attività nella vostra piscina, però senti, io so che la vostra piscina non è solo sport. No, la nostra piscina non è solo sport. Perché la mettete a disposizione come location anche per eventi importantissimi, addirittura di livello nazionale. Vuoi farmi qualche esempio? Dici bene Stefania, soprattutto noi abbiamo partecipato l'anno scorso come location per le finali di Miss Grand Prix e il più bello d'Italia. Ed è stato un grande successo soprattutto a livello regionale ma anche a livello nazionale. Posso immaginare ha dato prestigio, esatto, alla vostra piscina. Diciamo che e ha dato visibilità. Una buona impronta. Immagino. Bene, allora grazie per averci dato queste informazioni. Se posso solo per aggiungere una cosa, certo. Se chi fosse interessato può trovarci anche su internet al sito www.piscinablupark.com. I contatti sono importanti. Sono fondamentali. Grazie Christian, grazie, sei stato Stefania. Preciso ed esaustivo. Grazie. Ti congedo, alla prossima. Ancora un applauso per Christian. Bene. E siamo ormai giunti alle fasi davvero ci finali siamo quasi, di questa Mauro. Finale. Perché vogliamo sempre ricordare a tutti che sei talento per lo show, oggi più che mai, lo show dei talenti è Seven Live! Nella splendida cornice di Villa Ardora, dotata di un'ambientazione inusuale quanto gradevole ed accogliente, trattoria, pizzeria, pian pianot. Ogni giorno a pranzo e cena, cucina espressa con menù variato quotidianamente. E la domenica sera, la sorprendente Singa di Cream. Splendide pizze, anche con servizio take away. E per l'estate, fresco d'or con alberi secolari. Grande scelta di vini di qualità e cucina regionale ed internazionale. Trattoria Pizzeria Pian Pianotto, via Sant'Ambrogio 6, Villa Ardora. Ben ritornati a questa super finalissima di Seven Live, siamo quasi pronti per svelarvi i vincitori di questa edizione 2010-2011. L'emozione sale, ma io vi devo ancora parlare di due cose importanti. La prima è il nostro spot, ovvero Natta Stockhouse, il negozio delle grandi firme e delle grandi calzature, accessori, ma anche abbigliamento che ha scelto proprio noi di Seven Live per far conoscere al nostro vastissimo pubblico le straordinarie opportunità che offre, tra le quali Prada, Hogan, Miu Miu, Pantofola d'Oro, Brooksfield, Tots e grandi marche di artigiani calzaturieri italiani. Natta Stockhouse, vi ripeto che si trova in via Paesiello 70 Torino, qui troverete calzature e abbigliamento di firma e qualità a prezzi stock. E allora, Natta Stockhouse in via Paesiello 70 Torino, quando la qualità sposa la convenienza. E adesso l'ultimo ospite di questa sera. Facciamo ancora un grandissimo applauso a
Massimo Moretto, accompagnato da Fabrizio Giaiarcota. Grazie a tutti e due per essere venuti qui, anche per voi è la prima volta a Seven Live e benvenuti. Allora, senti, tu sei qui questa sera per parlarci della tua attività. Io so che hai un albergo prestigioso a Giaveno, e allora dove si trova e raccontaci qualcosa di più. Beh, ci troviamo in Piazza Giaveno, siamo da 40 anni con la mia famiglia a gestire questo albergo qua, l'abbiamo rinnovato, siamo nel centro storico, perciò nella parte più bella di Giaveno, e diamo tutti comfort alla nostra clientela. Ecco, siamo... quindi... Lui mi dà una mano nella gestione, sì, nell'organizzare, con il pubblico, con i clienti che abbiamo tutto l'anno, e si sta molto bene a Giaveno, diciamo. Assolutamente, una bellissima città. Sì. Stiamo vedendo anche delle immagini del tuo albergo, proprio per far vedere a tutti le sue particolarità e qualità. Ma senti, perché tutti coloro che ci stanno seguendo dovrebbero proprio scegliere il tuo albergo? Non so, ha un punto di forza. Beh, dopo 40 anni di attività chiaramente siamo conosciuti, diamo il massimo, la passione che lo facciamo e si vede e poi comunque con la famiglia vuol dire un nucleo familiare, vuol dire dar veramente il cuore in tutte le cose, perciò secondo me chi viene da noi si trova bene per poi ritornare, come succede sempre. Trova un'atmosfera sicuramente più accogliente, familiare. Sì, familiare. Molto bene. Allora, grazie per averci fornito queste informazioni e ora vi congedo. Ancora un applauso a Massimo e a Fabrizio. Eccoci, allora... Mauro, ti aspettavo, ti aspettavo. Bene, è il momento finale, il momento clou di tutta questa edizione di Seven Live, è il momento di dire, di proclamare i vincitori. Come sapete sono due categorie, tra solisti appunto e gruppi. Allora chiamiamo tutti i nostri ragazzi qua! Forza! Dai ragazzi, applauso! Eccoli! Tutti coloro che hanno partecipato con noi questa sera... Le grandi band, sono tantissimi. Vero. E mentre loro entrano, chiamiamo qui con noi chi ha anche condiviso insieme a me, a Stefania, questa magnifica avventura di presentazione con Seven Live. La nostra Carlotta! Eccola qua! Ciao Carlotta! E visto che oramai abbiamo già le buste, non si guarda, abbiamo già le buste pronte, possiamo. Per passare, diciamo, il testimone da colei che ha vinto l'anno scorso a coloro i quali vinceranno quest'anno, qua sul palco non poteva mancare Valentina Tesio, eccola qua! Un applauso! Allora Valentina avrà il compito di consegnare queste magnifiche coppe ai nostri vincitori. Allora è il momento di partire a proclamare questi vincitori. A te Carlotta. Esatto, partiamo subito con la categoria solisti. Quindi siamo al terzo classificato che vince un buono offerto da Alfio Più per una gita in fuoristrada per due persone. Un buono da 50 euro offerto dalla trattoria Pian Pianotto di Villardora e in più un buono da 50 euro presso la gioielleria Piccoli Sogni di Almese. E questo terzo classificato è, con 39 punti, Gabriel Altobelli. Complimenti! Passo avanti. Eccolo qua. Ecco la tua busta, complimenti. E allora, sei stato il primo proclamato, quindi ci vuole sempre un primo proclamato, sì, sei stato tu, grande Gabriel. Grazie. Allora, puoi riprendere il posto perché è il momento di chiamare qua quello che è il secondo classificato nella categoria appunto solisti, che in questo caso vince un buon acquisto da 100 euro di Natal Stockhouse, un buon acquisto da 100 euro gioielleria Piccoli Sogni, un buono da 50 euro nella nostra trattoria Pian Pianot e una bellissima piastra lavica. Signore e signori, con 43 punti, Jessica Grande! E la nostra Stefania ha il compito anche di portarti questa piastra. Ecco a te il premio. Ecco, con cui potrai anche scaldarti la voce, diciamo, ma non hai bisogno perché sei stata grandissima. Grazie allora alla nostra Jessica. Consegniamo, avete ragione, tu pensavi solo fosse quello il premio? No, tutti questi, già basta, hai ragione, ma tutti questi magnifici buoni sono in questa busta magnifica che ti diamo in questo momento. Benissimo, andiamo avanti.
Passiamo al primo classificato, che invece vince la coppa, naturalmente, una registrazione di 3 brani all'interno dello speciale Il meglio di 7 Live più il DVD dell'esibizione, un buono Mirage per corso guida sicura, un buono da 200 euro alla gioia